Grande fratello VIP, sondaggi eliminazione 13 Daniele potrebbe essere fatto fuori. Lunedì 13 marzo, nel corso della nuova puntata serale del Grande Fratello VIP 7 in onda su Canale 5. Ci sarà una nuova eliminazione definitiva dal cast. Per uno dei concorrenti al televoto di questa settimana, arriverà il momento di salutare gli altri compagni di gioco e abbandonare per sempre la casa più spiata d'Italia. Tra coloro che sono in nomination, spicca il nome dell'ex tronista Daniele Dal Moro. In questi giorni finito al centro di accesissime polemiche social. Nel dettaglio, durante la diretta del Grande Fratello VIP di questo lunedì 13 marzo, Alfonso Signorini leggerà un nuovo verdetto finale da parte del pubblico, che decreterà il nome del prossimo eliminato di questa settima edizione, che volge ormai verso il gran finale. Nikita, Jaele, Daniele e Andrea sono i quattro concorrenti che si stanno sfidando al televoto e questa sera, scopriranno il verdetto finale degli spettatori del reality show. Chi avrà la peggio tra i quattro concorrenti? I sondaggi di queste ore, realizzati sul web e sui social, rivelano che per Nikita e Jaele non dovrebbero esserci grandi problemi. Le due concorrenti, infatti, riescono a dominare la scena nei sondaggi di questa settimana, Nikita domina la scena, seguita in seconda posizione proprio da Jaele. Entrambe, quindi, possono contare su un nutrito numero di voti da parte dei loro fan, pronti a sostenerle in questo televoto eliminatorio. Situazione differente per Daniele e Andrea, al momento, infatti, i due sono a pochissima differenza nei sondaggi social per l'eliminazione di questa settimana. Sia l'ex tronista che il giovane Andrea viaggiano su una media del 15-16% di voti a loro favore, i quali però non bastano a far sì che possano considerarsi salvi da questo televoto. E, tenendo conto che in questi giorni Daniele Dal Moro ha avuto degli atteggiamenti poco carini nei confronti di Oriana, non si esclude che i fan della concorrente spagnola possano punirlo. Il sospetto, infatti, è che Daniele possa avere la peggio a questo televoto e quindi rischierebbe di essere fatto fuori dal cast del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo la sua sfuriata al vetriolo nei confronti di Oriana, che la scorsa settimana ha stravinto al televoto per il primo finalista di questa edizione. Di conseguenza, i suoi fan potrebbero attuare una vendetta nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne e fargli avere la peggio al televoto. A poche puntate ormai dall'attesa finalissima di quest'anno, dove Oriana ha ottime probabilità di uscirne vincitrice. Crezzine pentru tine, fie egoista liniștici, eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Ghespe, chimie, rimaru, spike, pui, asi, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vedeți sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc, cresc. Ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât